This year sees the earliest breakup of polar ice on record in the east of England. Scientists... Crop failures due to ever extreme weather events. The big getaway is set to begin with more people than ever looking to spend their money wisely. Health officials say that the system is under increasing pressure. Je crois que de plus en plus, il y a un grand mouvement où on cherche l'authentique, le vrai, le simple, pouvoir respirer, bien dormir, bien manger, les choses simples aussi, et puis découvrir. Pour moi, c'est un lieu d'expérimentation où on peut créer, inventer, jouer. Et c'est aussi un endroit où on peut entretenir ce lien avec la nature, avec soi-même et avec les autres. Per cui non ci sono possibilità quasi di contaminazione, di inquinamento del polline e del nettare e per i prodotti che poi ricavano le api dai fiori. Allo stesso modo, in questo ambiente decisamente integro, la possibilità di produrre un miele che in poche altre situazioni è possibile realizzare per via della quota, della fioritura, poi siamo all'interno di un'area protetta e di conseguenza anche il valore aggiunto che questo rappresenta per il miele, perché è sicuramente un elemento distintivo in più per il prodotto. Spero che un domani i miei figli continuino a fare questo lavoro. Magari li aiuterò come da tradizione, perché il nostro mestiere non si ferma mai, va sempre avanti. Non vedi l'età, però c'è e continui a lavorare. Ma è molto importante lavorare col parco, perché anche se ci sono delle piccole regole da rispettare, ma è giusto che ci siano, il paesaggio va rispettato, altrimenti andrebbe distrutta la montagna. Et donc c'est un retour à la nature, et ce retour à la nature tout de suite, il fait beaucoup effet aux personnes, on le voit directement, ça leur permet de se poser, de se reconnecter. Thank you.
eux, je pense que ça inspire beaucoup et ça permet aussi du coup de se poser des questions sur voilà, le sens de leur vie. Il faut aussi des lieux comme ça, qu'ils soient préservés, qu'ils ne soient pas dans le bruit, dans la cohue, dans le aller plus vite, prendre son temps, se poser. Oui, l'esprit de montagne, c'est on se dit bonjour. Voilà, c'est naturel. Ho cercato di aiutare gli operatori del posto a capire quali fossero i principi della sostenibilità, perché per me erano qualcosa di fondamentale per poter valorizzare questo posto. Il motto che ho scelto per quella struttura è stato un progetto da condividere. Quindi la condivisione, la rete, ma la rete sotto tutti gli aspetti, la rete che si costituisce tra operatori turistici, la rete che si costituisce con la comunità locale, nel rispetto della comunità locale, e la rete che si costituisce con il territorio che ti accoglie. Proprio contenti che qualcheduno venisse sul territorio e piano piano desse valore, desse significato a quello che è l'oro, un orgoglio, proprio un senso di appartenenza che veniva trasferito esteriormente. La cosa speciale di questo posto io penso che sia quella di poter rallentare, di poter seguire il ritmo delle stagioni, il ritmo che ci viene dato un po' dalla natura, e non essere condizionati da orari. Riusciamo ad avere un tipo di vita che ci fa star bene.